l'ultima volta a confine con il comune di Capodorlando nel bosco di Malò a Piscittina. Fortunatamente abbiamo arginato con l'intervento di molti volontari di protezione civile, dei vigili del fuoco, della forestale, e in coordinamento anche con il sindaco di Capodorlando abbiamo organizzato la macchina dello spegnimento nel migliore dei modi. Siamo arrivati ad arginare il tutto alle 3:30 di notte. Fortunatamente non ci sono stati danni alle persone o alle case, e quindi c'è stato diciamo un danno alle colture, danno che in ogni caso è importante perché su un'economia, quella di quella zona, vocata prettamente all'agricoltura e quindi ai proventi agricoli. Domani ci sarà una riunione assieme con il ministro dell'agricoltura per capire se ci saranno degli indennizzi, ma non solo per questo incendio, ma anche per quelli degli anni passati, perché ancora attendiamo un ristoro da parte dello Stato. Domani farò presente questa situazione al ministro Patuanelli e vediamo di raggiungere dei risultati. Sono contento invece della macchina organizzativa della prevenzione, in quanto c'è una sinergia tra la forestale, tra i vigili del fuoco, tra i volontari di protezione civile, tra i carabinieri e la polizia, la locale polizia comunale, anche perché abbiamo fatto una riunione più di un mese fa dove abbiamo stabilito alcuni punti essenziali per controllare il nostro territorio, anche perché la mano incendiaria non si muove da sola e quindi dobbiamo controllare tutto il nostro territorio, che è vastissimo